La nostra, per chi non ci conosce, è un'associazione culturale che però non ha come obiettivo solo la cultura, ma considera la cultura come strumento di promozione sociale. Cioè la cultura serve a migliorare l'attaccamento della gente al territorio, la cultura serve a fare comunità. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo. Ci fa qualche esempio, molto sinteticamente, di progetti che sono stati realizzati? In questi primi 5 anni abbiamo fatto attività di promozione del restauro di beni artistici, tipo affreschi e cose di questo tipo. Ci siamo buttati anche con discreto successo nella pubblicazione di alcuni libri, fascicoli, divulgativi e di rappresentazione del territorio, perché il nostro obiettivo è appunto quello di far crescere il territorio, farlo conoscere soprattutto. Abbiamo pubblicato un libro sulla gastronomia, abbiamo pubblicato un libro sulla storia del restauro del crocifisso di Ligneo di Cursolo del XVII secolo. E poi abbiamo anche cercato di promuovere la conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di percorsi escursionistici, naturalmente dove l'escursione è il momento, come dire, di divertimento, ma è anche a questo per far conoscere quello che si trova sui percorsi, soprattutto di montagna. Ecco, noi cerchiamo di privilegiare l'area montana, perché è lì che dove pensiamo ci sia molto da recuperare e far conoscere.